dirlo, come si gioca la Carmelina. Allora, le palline vengono disposte numericamente dalla 1, 2, 3, 4, 5, partendo 6, sempre 6. Da sinistra. Ok. Vengono posizionate con la pallina di testa sul bollino nero. Perfetto. Con la pallina bianca, detta anche battente, si può aprire il gioco. L'unica regola di questo primo tiro è colpire la pallina numero 1, perché la Carmelina è un gioco dove bisogna imbucare le palline dalla più piccola alla, dal numero più basso al numero più alto, quindi la prima da imbucare è la numero 1. Possiamo cominciare. Molto fortunosamente è entrata proprio la pallina numero 1 e questa è una gran botta di culo. In questo caso fortunoso è entrata la pallina numero 1, che era la più bassa sul tavolo da gioco. Vedendo come sta sviluppando la partita, adesso noi troviamo la nostra biglia numero 2 molto vicino a una buca. Nel caso la palla numero 2 fosse già in buca, si andrebbe a colpire la palla numero 3, che la vediamo in questo preciso punto del nostro tavolo. Volendo, si può colpire la palla numero 3 che vada a colpire un'altra biglia per poi mandarla in buca. La cosa fondamentale di questa regola è che per prima venga colpita la palla col numero più basso che si trova sul tavolo da gioco. Quindi ora devi colpire la 2. Ora colpiremo la 2 perché è la più bassa in gioco. Vediamo. Perfetto. A questo punto noi dovremmo andare a colpire la biglia numero 3, che è la più bassa sul tavolo. Però come vediamo la cosa viene molto difficile, perché la nostra pallina battente, la bianca che vediamo qui, è coperta nel suo tragitto verso la palla numero 3. Quindi bisognerà effettuare un tiro su una sponda per cercare di andare a colpire la biglia numero 3. Nel caso non venisse colpita nessuna biglia, l'avversario ha diritto a prendere la pallina battente, sempre lei, questa qua, in mano e posizionarla dalla metà del campo dove è stata avviata la partita, per poi andare a colpire la più bassa, che è la 3. Nel caso colpissi la pallina sbagliata, quindi non la 3, l'avversario ha diritto a due tiri. Quindi cosa faccio io? Io proverò a tirare la bianca a caso. Esatto, ho messo un fallo perché non ho colpito la pallina più bassa, quindi ora l'avversario avrà diritto a due tiri. Ecco l'avversario che scruta il gioco, deve andare a colpire, ricordiamo, la pallina rossa numero 3. No. Ai ai ai, non ha colpito niente. In questo caso ha bevuto, quindi ha commesso un fallo di gioco e la pallina si può posizionare dove si vuole su questa linea di partenza. Beh, l'altra regola è che quando uno ha bevuto non può colpire le palle che sono indietro qua. Giustamente. Non posso tirare qua, per colpirla dovrei fare la sponda. Però fortunatamente c'è da colpire la più bassa in gioco, che è al di là della metà. Esatto. Perfetto. Come osserviamo, è entrata la biglia numero 5, che non era la più bassa sul tavolo da gioco, ma dopo rivedremo nel replay. La prima pallina che è stata colpita è stata la 3, che era la più bassa in campo, quindi la numero 5 è stata imbucata, è un punto valido. Ah, ma poi anche il punteggio va a numero di palline inserite. A numero di palline imbucate, esatto. Cioè non c'è il valore della palla. Il numero indicato sulla biglia serve solo per il percorso sulle palline da tirare. Infatti siamo 3-0, esatto, per te, perché lui ne ha già imbucate 3. Qualsiasi pallina entra, indipendentemente dal numero che ha scritto, vale un punto solo. In questo caso, avendo fatto buca,
è ancora il mio turno e vediamo che la più bassa è sempre la 3. Procediamo. Gioca la Carmelina, prosegue, adesso notiamo che la biglia più bassa in gara è la numero 8, di colore nero. Ottimo tiro! Come abbiamo visto in questa azione è stata colpita la numero 8, che era la più bassa, quindi il tiro regolare, che ha spinto a sua volta dentro un'altra biglia. Il che vale un punto, era tutto regolare. Ottimo. Ecco, siamo arrivati quasi alla chiusura di questa partita. Come vedete è rimasta una biglia sola sul tavolo, che è la numero 15. Numero dispari, il che significa che non ci può essere pareggio al gioco della Carmelina, ma ci sarà sempre un vincitore. Prima di effettuare il tiro volevo spiegarvi una regola che ci siamo dimenticati di dirvi. In questo caso, se io avessi ancora in gioco la biglia numero 14 ad esempio, e quindi dovrei colpire quella là, e sbagliassi il tiro colpendo la biglia sbagliata e mandandola in buca, il punto andrebbe di diritto al mio avversario e non a me. Quindi quando si commette un fallo in un tiro e viene imbucata una biglia, il punto è dell'avversario. Gioca anche tu alla Carmelina.